Nella puntata del Turnover di Uomini e Donne della scorsa settimana, Maria De Filippi ha raccontato un dettaglio privato del suo accordo matrimoniale. Angela Di Iorio è una delle dame del Turnover più discusse. Gli opinionisti e una buona parte del pubblico sostiene che la da sia interessata solo ed esclusivamente a trovare un uomo ricco che le permetta di soddisfare ogni suo desiderio piuttosto che trovare l'amore della vita, scopo della trasmissione della regina di ascolti Mediaset. Il percorso di Angela Di Iorio a Uomini e Donne. La puntata del 6 febbraio è stata ricca di colpi di scena. Ancora una volta protagonista la dama napoletana Angela Di Iorio. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è continuamente messo in discussione. Il motivo? I telespettatori, così come affermano anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, sono convinti che la dama abbia deciso di intraprendere questa avventura televisiva con il solo scopo di trovare un uomo benestante che le permetta di soddisfare i suoi desideri, allontanandosi dallo scopo del programma, quello di trovare l'amore. Angela si è sempre proclamata come una donna indipendente, in grado di provvedere a se stessa da sola. Queste parole però non convincono il pubblico perché la dama cerca un cavaliere con determinate caratteristiche. Durante la sua permanenza nel programma, Angela ha avuto pochi corteggiatori che, almeno al primo impatto, sembravano veri gentiluomini. Ultimo arrivato Beniamino, che ha promesso alla dama di soddisfare ogni suo desiderio: viaggi, cene e una vita agiata. Le parole di Maria De Filippi ad Angela Iorio. La dama napoletana non ha potuto dire di no e ha deciso di iniziare a frequentare il cavaliere. A questo punto Maria si è rivolta ad Angela, chiedendole se in caso di matrimonio sarebbe disposta a fare la separazione dei beni. Maria De Filippi ha poi rivelato che un dettaglio privato del suo accordo matrimoniale. Io mi sono sposata chiedendo le separazioni dei beni. Sono l'unica che l'ha voluta dall'inizio. Probabilmente anche la padrona di casa inizia a sospettare della dama.